ancora la possibilità di apertura e dal limite una deviazione con lo splendido volo di Moreira che allontana in calcio d'angolo. Grande intervento di Moreira e secondo calcio d'angolo, prima vera palla gol per la formazione colombiana. Qui la possibilità ancora per la Colombia di andare in profondità e ancora una grande parata da parte di Moreira. È stato Ramos a seminare il panico. E qui c'è a terra Perea e arriva il rosso addirittura, il rosso per Brenes. Sì, brutto fallo, brutto fallo. Lancio in profondità, l'uscita del portiere con un malinteso, alla fine se la ritrova miracolosamente tra le mani Moreira. Qui è stato fortunato. Prova la palla corta ancora per Ramos, ha calciato in porta Ramos. Grande risposta di Moreira, è il terzo intervento miracoloso del portiere della Costa Rica. Un'ingenuità di Guzmán e ancora la Colombia in avanti con la possibilità e il gol dell'1-0. Ha segnato Ramos e la Colombia è passata in vantaggio proprio all'ultimo minuto del primo tempo. Stava per scadere il tempo regolamentare. Zúñiga. Prova a mettere in aria Zúñiga, colpo di testa e palla sul fondo. Il tentativo di Falcao si è visto poco nel primo tempo. Ecco qui lo spiovente, il colpo di testa e la parata sicura sul colpo di testa di Falcao da parte di Moreira. Falcao. Rodallega. Ancora Rodallega va da solo, si prepara per il destro. Rodallega! E ancora un ottimo intervento di Moreira in calcio d'angolo. Palla diretta all'angolino. Rodallega aveva già pregustato il 2-0. Palla sull'esterno della rete, la finta di Madrigal. E invece alla fine è partito Guzmán per calciare in porta. Ancora un'apertura e la conclusione con la deviazione in calcio d'angolo sul tiro di Rodallega da un bravissimo Moreira. Ancora la possibilità per Armero. Nuovo cross con deviazione, la palla arriva comunque al limite dell'area di rigore. Conclusione e ancora una bella risposta di Moreira. Molto bravo sul tiro di Freddy Guarín. Sta per scadere anche il recupero. Forse ci sarà un supplemento di recupero e invece no, finisce qui, finisce 1-0 per la Colombia fischiata perché ha giocato decisamente male, soprattutto nel secondo tempo. Ha deciso Gustavo Adrián Ramos al 45esimo del primo tempo.